Aumentano i contagi nella nostra regione, così come i ricoveri nei presidi sanitari, ma la situazione non è preoccupante. A ribadirlo ai nostri microfoni, l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Veriche spiega come la regione continui a monitorare lo stato delle cose. Come ho già detto in altre occasioni, il 31 marzo è finito il periodo dell'emergenza, ma non è finito purtroppo il periodo della pandemia. I numeri sono ancora in aumento, anche i ricoveri presso le strutture ospedaliere, presso i presidi ospedalieri. In ogni caso non c'è da preoccuparsi perché siamo in grado di gestire, quindi il nostro sistema sanitario controlla giornalmente l'andamento. Quello che bisogna continuare a mettere in atto è anche quelle misure, specialmente negli luoghi chiusi, delle mascherine, quindi quelle misure di prevenzione che sono importanti. Sul fronte delle vaccinazioni il calo che si è consolidato negli ultimi giorni era però prevedibile e non deve indurre ad abbassare la guardia. Nella nostra regione c'è un numero alto di non vaccinati, questo dipende soprattutto perché hanno preso il Covid, quindi si sono ammalati di Covid e quindi hanno preferito di non vaccinarsi. Oggi loro sono reinseriti in quelle che sono le norme sociali, quindi vivono tranquillamente una vita normale, perché nell'ultimo periodo erano stati un po' delegati ad allontanarsi e quindi questo è un dato positivo da un punto di vista senz'altro sociale, un plauso a questo momento importante di attività sociale, politica, culturale, lavorativa di tutte queste persone. Noi continuiamo a fare la nostra campagna di sensibilizzazione e di attenzione in modo particolare e speriamo che questo virus piano piano si possa allontanare.